Di fronte a casi di sospetto Ebola, noi abbiamo due diverse possibilità nell'Istituto Nazionale delle Malattie Infettive Spallanzani, che è l'istituto di riferimento nazionale per le infezioni emergenti. Abbiamo la possibilità che il paziente venga qui già con il sospetto di Ebola da un altro sito, attraverso un percorso che è quello del trasporto del paziente. All'interno dell'istituto abbiamo dei percorsi dedicati, il soggetto non passa neanche dall'accettazione e va direttamente nella stanza di degenza. La stanza di degenza è una stanza speciale con delle caratteristiche di isolamento particolari, verrà seguito dagli operatori sanitari dotati dei dispositivi di protezione individuale che sono qui rappresentati, e nel secondo caso potrebbe verificarsi che una persona sospetta di Ebola si rechi direttamente al nostro pronto soccorso. In questo caso è importante definire se effettivamente è un caso oppure non lo è. E all'ingresso dell'ospedale, nel momento in cui arriva l'accettazione, abbiamo un sistema di triage per cui il soggetto non viene fatto entrare all'interno dell'accettazione se non ha le caratteristiche di sicurezza. Laddove dichiari di essere, per esempio, arrivato da zone a rischio, ricordiamo che le zone a rischio sono alcuni paesi dell'Africa occidentale, Guinea, Liberia, Sierra Leone, e di avere una sintomatologia febbrile con vomito magari, in quel caso il soggetto non viene fatto entrare in accettazione, ma viene fatto entrare direttamente in una stanza particolare separata di isolamento, dove gli operatori sanitari entreranno e lo intervisteranno, eventualmente lo visiteranno, dotati anche qui di dispositivi di protezione. I dispositivi di protezione fondamentalmente sono costituiti da indumenti e da maschere che in qualche modo coprono integralmente l'operatore sanitario e impediscono che secrezioni del paziente possano contaminare cute e mucose dell'operatore sanitario. Noi abbiamo come operatori sanitari un duplice obbligo, quello di curare nella maniera adeguata i pazienti, ma al tempo stesso di proteggere noi stessi e gli altri pazienti. Questi dispositivi, come vedete, sono qui rappresentati. L'operatore sanitario ha degli stivali abbastanza grandi, ha una tuta, un materiale impermeabile che lo copre integralmente e lascia scoperto soltanto il volto. Sul volto viene applicata una cappa, una mantellina, che lascia scoperti soltanto gli occhi. Sotto si pone un dispositivo di protezione respiratoria. Per gli occhi verrà adeguatamente posizionato degli occhiali, dei goggle, che sono rappresentati in questo modo e che copriranno nella maniera integrale l'operatore sanitario. La mascherina è posta posteriormente all'interno dell'operatore sanitario. Il tutto viene accuratamente posizionato e permetterà all'operatore sanitario di lavorare in sicurezza, dotandosi anche di doppio paio di guanti che qui sono rappresentati. Abbiamo poi anche la possibilità di utilizzare dei dispositivi particolari per situazioni particolari, come per esempio queste visiere che tengono completamente separato l'operatore sanitario, e questi sono utili nelle procedure invasive che richiedono un'aerosolizzazione dei materiali biologici. Addirittura in questo caso è possibile utilizzare un dispositivo che permette l'ingresso all'interno della tuta di aria per poter far respirare comodamente l'operatore sanitario. La stessa cosa, questa visiera ha un filtro e permette all'operatore sanitario di respirare in maniera tranquilla e senza nessuna difficoltà per poter lavorare in maniera efficiente con il paziente.